Ciao pescatori, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi parlo dei prodotti made in Cina e cerco di fare chiarezza, dato che molto spesso si fa confusione tra il made in Cina scadente e le aziende che creano prodotti di qualità ma fabbricati in Cina per un discorso di costo di manodopera. Intro. Parlando con altri pescatori, ho percepito che molti pensano che siccome azienda X o azienda Y, parliamo di aziende molto importanti all'interno del mercato della pesca sportiva, producono dei prodotti in Cina, in Taiwan, a Singapore o in altre nazioni del mondo, di conseguenza facendo dei prodotti mari di qualità, tutto quello che arriva da quel mercato lì è tutta roba valida, tutta roba buona, soltanto che costa poco. Ecco, c'è da dire che l'azienda X che produce in Cina o in Taiwan lo fa per un discorso di costo di manodopera, perché produrre magari una canna da pesca o un mulinello in Cina o in Taiwan potrebbe costare, quando arriva a essere messa sul mercato, circa sparo una cifra X, 400 euro. Magari la stessa canna o lo stesso mulinello messo sul mercato e fatto in Giappone, per via del costo della manodopera, potrebbe costare magari 150-200 euro di più alla fine, se non qualcosa di più ancora. Cercando online mi sono reso conto che la differenza del costo della manodopera oraria di un operaio medio è importante, perché in Giappone siamo circa sui 28-29 dollari l'ora, mentre il costo di un operaio in Taiwan è di circa 7-7,50 dollari l'ora. Quindi la differenza è molta. Con quello che costa un operaio di media, secondo i dati che ho trovato, in Giappone ne paghi 4 in Taiwan. E ovviamente 4 persone portano avanti molto più lavoro che una. Quindi molte aziende hanno spostato la loro produzione in paesi come la Cina, il Taiwan e così via. La progettazione resta sempre fatta da persone competenti, da ingegneri, da gente che ha molta esperienza all'interno della pesca sportiva e che sa come deve realizzare una canna, un mulinello o un'esca. E nel caso delle aziende giapponesi, questi prodotti vengono progettati all'interno dei loro stabilimenti, ripeto, da persone competenti. Dopodiché la produzione viene spostata in un paese esterno al Giappone, sempre per un discorso di manodopera. L'azienda però non lascia tutto allo sbando, non chiama uno stabilimento cinese e dice oh, fatemi un milione di ste esche e butta giù la cornetta e via. No, ci sono delle persone che tengono sotto controllo la lavorazione, vengono effettuati dei test più o meno lunghi e importanti, perché questi prodotti devono comunque sia rispecchiare una certa qualità di materiali, devono rispecchiare degli standard e devono rispecchiare le caratteristiche per cui sono stati creati e progettati. Quindi nulla è lasciato al caso. Magari per quanto riguarda le canne da pesca, vengono costruite con un certo determinato carbonio, le legature degli anelli devono rispecchiare certi determinati standard, l'eva dei manici delle canne deve avere anche una certa qualità. Nel complesso l'azienda tiene sotto controllo tutta la produzione, da quando arrivano le materie, diciamo, prime da montare, da realizzare, fino a quando il prodotto non viene finito, iscatolato e immesso poi sul mercato. Andiamo ora ai prodotti made in Cina, made in Taiwan e così via, low cost. Come già ho detto nel video riguardo ai cloni delle esche artificiali, questi prodotti mari vengono realizzati con materiali di scarsa qualità. Le ancorette fornite di serie, gli split ring sono abbastanza ridicoli perché si aprono con facilità e fondamentalmente sono esche che valgono presso a poco quello che le pagate. Pagate poco ma avete un prodotto non di qualità. Lo stesso vale per canne, mulinelli e altri prodotti che sono presenti all'interno del mercato della pesca sportiva. A volte mi è capitato di vedere sui social network dei pescatori che postano delle fotografie di due mulinelli quasi uguali. In pratica ci sono delle aziende produttrici che tendono a copiare l'estetica di certi mulinelli abbastanza blasonati e di aziende molto importanti all'interno del mercato della pesca sportiva, in modo tale da renderli un po' più accattivanti e più appetibili nei confronti del cliente finale. E questi pescatori mari dicevano o pensavano che sono prodotti uguali, alla fin fine vai a pagare la marca X che c'è scritta sopra
e il prodotto è uguale, soltanto che comprando quello risparmi 150, 200, 300 euro e così via. Nulla di più sbagliato, perché sono sicuro che la qualità dei materiali non è la stessa e quando comprate un mulinello di un'azienda seria non pagate soltanto il mulinello o la marca, ma pagate intanto un prodotto testato e affidabile, progettato e testato da gente competente che sa il fatto suo in quanto a pesca sportiva, anche perché non è semplice creare un prodotto che possa andare bene per la stragrande maggioranza dei pescatori presenti nel mondo, anche se qui poi si entra in un discorso di prodotti creati per il mercato giapponese e quello europeo, americano e così via. E inoltre, cosa importante, pagate il servizio di post vendita, l'assistenza e la garanzia e la sicurezza che durante i prossimi anni voi possiate trovare tutti i ricambi di quel prodotto lì. Su un mulinello che io compro in un mercato alternativo di marca sconosciuta, diciamo senza marca, che si chiama Mulinello X, intanto ho una scarsa qualità dei materiali, non ho un servizio di post vendita, non trovo ricambi. Mettiamo caso sì, ok, ho risparmiato, quel mulinello non è sicuramente stato testato come hanno fatto alcune aziende, di conseguenza si potrebbe anche grippare o lasciarmi a piedi durante il combattimento col pesce, trovandomi poi a perdere il pesce, il mulinello me lo ritrovo rotto e non sono nemmeno in grado di trovare i pezzi di ricambio. Quindi i prodotti, per quanto esteticamente possono essere simili, c'è un abisso di differenza, ci sarebbe ancora molto altro da parlare, però per non rendere pesante il video mi fermo un attimino. Però per entrare più nello specifico, se vi fa piacere fatemelo sapere nei commenti, ne riparliamo poi in altri video. Quindi ricapitolando, perché un prodotto è made in Cina non significa che sia tutta robaccia o tutta roba di qualità semplicemente perché azienda X produce in Cina o in Taiwan o Singapore o qualunque altro posto. Quella è soltanto la dicitura di dove è stato costruito il prodotto e successivamente immesso nel mercato. Quindi quando valutate un prodotto per i prossimi acquisti non soffermatevi soltanto a dove è stato creato prima di essere immesso sul mercato, ma valutate tutti gli altri aspetti che vi ho indicato prima. Pescatori, il video finisce qui. Fatemi sapere come la pensate tramite i commenti. Scrivete pure quando volete, io appena posso o appena leggo vi rispondo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Se vi va condividetelo anche sui social network dove siete iscritti. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!